Michele a Ostia, disegnata in pieno Rinascimento da Michelangelo e realizzata poi da Giovanni Lippi nel 1559, è stata finalmente restaurata. A partire da giugno, dopo il completamento dei lavori, la fortezza ospiterà in pianta stabile una serie di mostre ed eventi culturali. È la rinascita dunque di uno dei monumenti più caratteristici della costa, teatro di un importante evento per il dialogo interreligioso, la benedizione annuale del litorale effettuata dal vescovo Gervasi, a cui hanno partecipato il presidente del decimo municipio Falconi e il prefetto Padre Agostino. È una benedizione che si svolge davanti a un monumento storico di valore grandissimo per il nostro territorio, è così? Una delle tante cose belle di questo territorio che purtroppo pochi conoscono. In più ha un valore oggi importante perché si approfitta di questa location, diciamo così, per fare un discorso interreligioso. Questo evento di oggi è anche un auspicio che veramente con questa benedizione da questo luogo, questo problema della pandemia che possa finire definitivamente. A questo evento parteciperanno cristiani di tutte le confessioni, cattolici, protestanti, ortodossi e anche il principale imam islamico presente qui a Ostia, proprio nel segno dell'apertura, del dialogo, perché bisogna costruire ponti, non muri, perché la pace si costruisce attraverso la conoscenza reciproca e il dialogo. Verrà benedetta Roma, verrà benedetta Ostia, verrà benedetto l'Idroscalo, il borgo qua vicino, e poi la benedizione verrà indirizzata verso il mare per abbracciare tutte le culture, tutte le religioni del pianeta. La Sovrintendenza Speciale di Roma ha comunque intenzione di valorizzare sempre di più questo luogo. Uno dei tanti obiettivi della Sovrintendenza è uno spazio espositivo aperto a tutti, ovviamente, a tutto il territorio. Pace a tutti voi. Ecco il tuo spirito. Ecco, credo che sentiamo in questo momento, visto che siamo in tanti, vicino al Signore, il nostro Signore Gesù, che è venuto per donarci la pace. E in questo momento così difficile per l'umanità, questa preghiera vogliamo chiedere proprio al Signore che sia un auspicio per la pace, per la fratellanza. Noi siamo qui a pregare in questo luogo, che una volta era un luogo militare, adesso perché sia invece un simbolo di unione, di fraternità. E porto anche i saluti di Mario, l'Apostolo, che non è potuto venire per un disguido, però ci siamo sentiti e ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, volevo ridirla. Dice: c'è un brano per San Marco 2 nel Vangelo che dice che un paralitico viene portato da Gesù, siccome non potevano arrivare da Gesù, aprono il tetto, vede le case della Palestina, passano da sopra, no? E lui diceva: vedi, il fatto che sono quattro persone che portano questo paralitico ci ricorda che in tanti condividiamo i pesi, che non sono pesanti, e poi portiamo i fratelli che hanno più bisogno, ecco, davanti a Dio. Un po' ogni volta che ci raduniamo è bello che anche noi portiamo le nostre preghiere, a nome nostro, ma non neanche di tutta la comunità. Poi questa benedizione veramente è molto alta, che vogliamo benedire da qui Roma e Ostia, no? Questa è la porta di Roma. Veramente chiediamo al Signore che possa donare la sua pace. E ascoltiamo un brano tratto dal Vangelo di Matteo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria al Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica
è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cade la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cade e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco. Dunque questa parola, dopo la spiegazione che abbiamo sentito, è ancora più efficace, perché ci diceva prima la nostra guida che hanno dovuto costruire questa torre così grande su 8 lati proprio perché se no sprofondavano. E vediamo, il terreno gira, cambia, le cose non sono stabili. E invece questo Vangelo che abbiamo ascoltato invita proprio a costruire la casa in maniera che sia stabile sulla roccia. Ovviamente qui Gesù parla della parola di Dio, e io credo che la parola di Dio ci invita veramente ad amarci gli uni gli altri, come Gesù ci ha insegnato, e questa è la più grande roccia su cui possiamo costruire il nostro stare insieme, sull'amore di Cristo, che è stato il nostro maestro, che ci invita proprio a sentirci fratelli e a servirci con gli altri. È un pensiero suggestivo. Qui prima facevano i controlli per vedere i pagamenti, perché dovevano pagare quelli che entravano e per difendersi. Sarebbe bello, no, pensare che ognuno di noi prega per gli altri, perché invece possano essere protetti nella pace, possano elevare al cuore a Dio e conoscere il Dio che ci rende tutti fratelli, il nostro Padre. Adesso vi chiedo di fare una breve preghiera insieme, anche spontanea, inizierò io con la prima, poi vorrei lasciare un po' la parola anche agli altri fratelli e anche a chi vuole fare una preghiera. E diciamo insieme: dona a noi la pace, Signore. Dona a noi la pace, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e dai agli etati come il dono della pace, fa che il tuo popolo, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Dona a noi la pace, Signore. Ecco, chi vuole non fare. Ecco, preghiamo anche per la fine definitiva della pandemia e per la sicurezza e la pace, la salus, no? La salus, che è la salute dell'anima e la salute del corpo. E in questo luogo, questa torre, di San Michele, che vediamo anche nelle Sacre Scritture, apparire come colui che mette fine alle peste durante il tempo di Davide, re Davide, e così via, no? Che stasera possa ritornare in maniera definitiva la pace, la sicurezza, la salute di ciascuno e di tutto il mondo. E per questo preghiamo. Ascolta il mio Padre. Padre Santo, io ti voglio pregare per la conversione del cuore, che veramente possiamo veramente convertire, che tu possa convertire il nostro cuore verso di te, per poter veramente manifestare la grande opera tua nell'amore di Gesù. Per questo io ti prego. Ascolta, Signore. Io vorrei pregare per i bambini, per i giovani, per il futuro, perché possano trovare un'educazione salda come questa torre, che possano crescere con un'identità, con un'idea chiara di chi sono, che trovino sempre adulti che gli diano l'affetto, la sicurezza e la parola saggia, che gli faccia crescere bene, no? E sentirsi accolti in questo mondo difficile. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Anch'io voglio pregare l'Arcangelo San Michele, che veramente possa proteggerci, come qua e anche in tanti altri posti del mondo dove mettono
l'immagine, la statua di San Michele proprio per difenderci dai nemici che vengono soprattutto a toglierci la pace, delle relazioni tra le professioni cristiane, fra le religioni, fra tutte le culture. Ecco, preghiamo per questo, veramente che la nostra vita, il nostro cuore sia una fortezza protetta dall'Arcangelo Michele. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Grazie, Signore, che ci hai uniti, qua ci riunisci. Grazie che fa sì che possiamo imparare che le culture della fede nel cuore dell'uomo è qualcosa che unisce e che non divide. Il diavolo diffonde la menzogna nel mondo mettendo le religioni, dando il messaggio che le religioni sono contro le altre o le religioni vogliono in qualche modo fanno confusione. Non è vero, questa è una menzogna. Fai capire, Signore, ai cuori della gente, dell'umanità, che nel cuore dell'uomo la fede unisce e dà la pace. Amen. Ascolta, Signore. Signore, io ti ringrazio per questo tempo, perché questo è un tempo speso nella fratellanza, nell'essere vicini, nell'essere comunità e rappresentare il tuo corpo, il corpo di Gesù. Grazie Padre, per come si mette insieme, per questa torre che in questo momento è simbolo di fratellanza, di unione. E io voglio veramente benedire ogni persona che è qui per il tempo che ci ha dedicato e che ti prego, Padre, che loro possano essere fermi e stabili sulla roccia che è la tua parola. Grazie, Padre. Ascolta Dio, Signore. Prima, come un musulmano, deve rivolgere innanzitutto un vivo ringraziamento per l'invito e per l'impegno di organizzare questo incontro che aiuta il dialogo e la comprensione della cultura e della ricerca di un mondo pacifico. È un grande piacere che ci troviamo oggi in questa occasione con i nostri fratelli di altre confessioni, non la fratellanza che unisce tutta la gente in questo mondo e che dovrebbe promuovere il bene dell'umanità. Allah, per Dio, è misericordioso, clemente. Allah è alto e supremo, vicino alle persone vie e riflessive. Egli risponde alle loro preghiere e l'aiuta. Ama coloro che lo amano e perdona i loro peccati. Da loro pace e gioia, conoscenza e fortuna, vita e protezione. Accoglie tutti coloro che vogliono essere in pace con lui e non respinge mai nessuno. Insegna l'uomo ad essere buono, a fare ciò che è giusto e tenersi lontano da ciò che è sbagliato. Essendo così buono e amorevole, raccomanda ad accetta solo le cose buone e giuste, la porta della sua misericordia sempre aperta a chi cerca sinceramente il suo aiuto e la sua protezione. Egli ci ha creati in questa vita perché ci conoscessimo gli uni con l'altro. Un buon musulmano crede con fermezza alla fratellanza. Alla fratellanza umana, poiché a promuoverla è il Corano, quindi Allah stesso con le sue parole, quando dice: o uomini, vi abbiamo creati da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah è il più nobile di voi e colui che più li tema. In verità Allah è sapiente e ben formato. Da lui la pace e la benedizione di Allah Altissimo nel suo sermone di addio dice: o voi discendete
Il profeta sallallahu alaihi wa sallam nel suo sermone da Dio diceva: tutto voi discendete da Adamo e Adamo fu creato dalla polvere, quindi siamo tutti creati dalla stessa sostanza. Faccio la mia preghiera in arabo e voi in italiano. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Ghayri al-Maghdubi alayhim, Wala al-Dallin. In nome di Allah il compassionevole, il misericordioso. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole e il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che ha colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira né degli sviati. O Allah, rendici, o Allah, incline verso tutto ciò che è buono, avversi a tutto ciò che è cattivo. Ti chiediamo di indicarci tutto ciò che è buono e giusto. Donaci, o Allah, sicurezza, pace, tranquillità e fede per noi e per la nostra gente, le nostre famiglie, i nostri padri, le nostre madri, i nostri figli e le nostre figlie, e per tutta l'umanità, e per tutte le nazioni, tutte le creature, tutte le creature della tua grande creazione. O Allah, ti chiediamo e ti imploriamo nei tuoi nomi benedetti, tu che sei il nostro unico Dio, che le sofferenze siano dimenticate, che la felicità e la pace regnino in tutto il mondo. O Allah, unisci i cuori della tua gente, che l'amore divampi nei loro cuori e che l'unità le riunisce in un unico solco di luce. O Allah, tu hai gloria e onore, fa che i fuochi di guerra o colpi di cannone siano un lontano ricordo. Allah, nella tua infinita clemenza e misericordia, permettici di essere più pazienti e fai di noi strumenti d'amore e di pace. Lode a te, Allah, non c'è nessun potere o forza che in Allah. Amen. Troviamo un attore che nella storia di Ostia, ma anche della storia umana, si è visto come un luogo di difesa, di accoglienza, ma anche un luogo che univa il cielo e la terra, che dava lungimiranza a chi sorvegliava il territorio. E non a caso Michelangelo ha prospettato molto l'anti, perché se per caso per noi caso è il modo di Dio di essere presente senza essere protagonista a lui, ma dare all'uomo la possibilità di essere insieme costruttore di quella salvezza della terra. Quindi, visto che siamo nel periodo pasquale, che è l'ottavo giorno, che è un giorno di limpidità, il nuovo giorno della nuova liberazione, Cristo si mostra agli apostoli e dice pace a voi, vorrei pregare questa sera per la pace del mondo, affinché coloro che governano i popoli e tutta l'umanità trovino la sapienza di dare la pace a tutti, perché c'è spazio per tutti vivere su questa terra. E così come Ostia ha subito tanti pericoli, tanti sacrifici, anche il mondo oggi ha bisogno di intercessione della mano di Dio, dell'Arcangelo Michele e di tutti noi, affinché la pace venga di nuovo ristabilita per tutti quanti. Per questo prego il Signore. Ascoltaci, oh Signore. E vogliamo affidare le nostre preghiere al Padre che è nei cieli. Insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Io ora vi chiedo di pregare insieme con questa preghiera che viene dalla lettera di Papa Francesco Fratelli Tutti, e poi pregheremo con la preghiera San Michele Arcangelo. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito di fratelli, ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore sarà per tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere i beni di ciascuno di essi, per stringere le grandi unità, i progetti comuni e di speranze condivise. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Sospiriamo e preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della giustizia celeste, con il potere che viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli insidi maligni che si agitano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Nel principio, il dottor Falconi ci ha fatto l'onore oggi di venire a partecipare a questa preghiera, perché è un momento dei noi religiosi, comunque sia anche laico, ovviamente nel rispetto della sua carica istituzionale, però comunque ci è voluto venire a fare un saluto, laico Sì, ringrazio dell'invito, ho partecipato molto volentieri, tra l'altro non ero mai stato qui, ero stato qui intorno, ma dentro mai, quindi mi ha fatto molto piacere, vi ho ascoltato molto bene, che vi devo dire, tutti noi viviamo un momento di grande tristezza, di grande incertezza rispetto al nostro futuro. Vediamo tutti i giorni morire donne, bambini, probabilmente ce ne siamo dimenticati che in altre parti del mondo succedevano queste cose, forse all'Europa, la guerra nell'Ucraina, questa aggressione della Russia all'Ucraina ci fa riflettere un po' di più degli orrori della guerra, di che cosa è capace l'uomo in certi momenti della storia. Quindi io sto con voi, mi fido di voi, nel senso che spero che le preghiere che avete fatto giungano a qualcuno che sta più su di noi e che faccia finire queste sofferenze. Noi come municipio, come sapete, abbiamo accolto varie donne e bambini che stanno al Capitol, che è un campeggio di Ostia. Poi quando esco di qui li andrò a trovare, come quasi tutti i giorni, senza un uomo, sono solo donne e figli, che stanno tutti i giorni a smarrite, a pensare se ancora oggi il loro marito e il loro padre è vivo o meno. Quindi è una situazione tremenda e mi auguro di cuore che anche se quello che vedo non ci porta a soluzioni immediate, ma spero, insomma, tutta l'Europa e a noi italiani questo c'è un insegnamento che forse un gesto d'amore, l'amore della fratellanza, smuovono molto di più le montagne in forza di cannone o in forza di cristallo. Vi ringrazio. Grazie Presidente. Ti lascio questo piccolo simbolo che è il simbolo della tenda, che è il simbolo della tenda di Abramo, della rete Pacis. Noi sappiamo che veniamo da una storia comune, noi religioni abramitiche, per cui quella è il simbolo proprio della rete che c'è tra noi credenti e che proveniamo dalla tenda di Abramo, dove c'è la tenda sterilizzata. Allora, ancora un momento di raccoglimento, benediciamo.
questa benedizione vogliamo benedire nei quattro punti cardinali la terra, il mare, il fiume, ma anche tutte le persone che qui vivono. Benediciamo prima di tutto con tutte le sue situazioni, poi benediremo invece la parte nord, questa est, questa Ostia, e poi la parte di Roma, e allieta tutti i suoi membri con l'esperienza viva del tuo amore. Difendici dal male, Signore, rendici strumenti della tua pace, frutto della resurrezione. Amen. Amen. Legata a Bonaria che protegge la popolazione del mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E con il tuo Spirito. Grazie. Speculum justitiae est.